Ci sono tre domande per il momento, vediamo, ovviamente ben vengano le domande online. Una in particolare mi ha colpito perché riguarda la meditazione in gravidanza. La domanda è questa: salve, ho letto qualcosa sul mondo della meditazione e devo dire che sono rimasta affascinata. Beh, certo, se no non saresti qui. Non ho mai veramente cominciato per stanchezza, pigrizia, eccetera, eccetera, però ora sta cambiando qualcosa. Sono al sesto mese di gravidanza e vorrei tanto cominciare a meditare per essere più serena e trasmettere questa serenità e amore alla mia bambina e a chi mi sta intorno. Come posso iniziare? Grazie. Beh, innanzitutto sicuramente se fai il corso come stai facendo di meditazione per indaffarati sei sicuramente nel posto giusto e quindi stai iniziando nel modo più appropriato. Io credo che è bellissimo quello che hai detto, cioè quello di trasmettere serenità a te stessa e anche serenità alla bambina, perché già nella pancia si comincia, ma poi anche dopo. E soprattutto quando sia in gravidanza, sia alla fine, persino durante il parto può tornare utile la meditazione, ma anche dopo, perché è molto facile perdere la pazienza, è molto facile, già durante la gravidanza ci sono anche degli scombussolamenti ormonali, per cui l'umore va e viene, e avere uno strumento che ti aiuta a affrontare questi periodi con un po' più di presenza, poi ovviamente queste cose rimangono, ma insomma avere uno strumento che ti aiuta, ben venga, insomma, quindi già durante la gravidanza la meditazione ti può essere di grande aiuto anche per questi sbalzi di umore. Figuriamoci per trasmettere quanta più serenità possibile e amore a chi porti in grembo e poi anche dopo quando sarà uscita dal grembo. Dicevo, per iniziare la cosa migliore sicuramente è fare la base, cioè tornare al respiro. Il respiro è un ottimo calmante, è un'ottima ancora al presente, è un ottimo modo per rilassare. Anche durante il parto, per esempio, padroneggiare, esserti allenata a stare nel respiro, ti aiuta, come dire, parlavamo prima di dolore, appunto, a stare di più, a essere più presente senza farti trascinare troppo dal dolore. Il dolore c'è, non è facile, e allo stesso tempo poi focalizzarti sul respiro e la respirazione, soprattutto addominale, ti può aiutare a spingere, per esempio, ti può aiutare a essere presente. Ora io faccio bene a parlare, sono maschio, non so che cosa vuol dire tutto sommato. Mio figlio, tra l'altro, è nato per parto cesareo e quindi non ho assistito a un travaglio vero e proprio. Credo sia molto dura. E comunque, una delle tecniche che insegna, guarda caso, proprio in fase come allenamento preparto, è proprio a respirare in un certo modo, a essere concentrati nel respiro, proprio perché il respiro ha intanto un ottimo potere calmante, ti radica nell'adesso, sgancia quel oddio, 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 che spesso ci può far trascinare via, smorza quindi anche in qualche modo, cioè non è che il dolore sia di meno, come dicevo prima, io adesso ho questo dolore alla schiena, dopo l'operazione fortissimo, cioè fortissimo, comunque ancora significativo a distanza comunque di diversi giorni. E mi obbliga a ritornare a essere presente a me stesso. Se io torno a essere presente a me stesso, torno per esempio al respiro, non nego, non faccio braccio di ferro col dolore, ecco che io calmo lo stesso dolore. Tendenzialmente invece distinto mi viene da indurire i muscoli e quindi fare questo braccio di ferro che non aiuta. Tornare al respiro mi aiuta a calmare. Per esempio, se io faccio anche questa semplice azione rilassa il corpo. Se tu che mi stai ascoltando adesso lo fai, vedrai, noterai, prova a sentire le sensazioni corporee mentre fai e puoi notare quanto il corpo si rilassa già soltanto con questo
scarico di energie. Focalizzare poi l'attenzione al respiro ti aiuta a trovare quella serenità che ci aiuta a ritrovare quella centratura e quell'amorevolezza. Dicevo, anche dopo la gravidanza, quando i bambini sono piccoli, è un periodo anche molto stressante, si dorme poco. Meditare ti aiuta quando c'è poco tempo, purtroppo, per dormire. Meditare ti aiuta a dormire meno, cioè certe volte hai poco tempo per dormire, un quarto d'ora, 20 minuti, non ce la faresti a dormire. Usare quel quarto d'ora, quei 20 minuti per meditare ti aiuta a recuperare un pochino di energie in modo un po' più concentrato rispetto al sonno, perché poi magari il sonno non basterebbe. Ecco, questo è un po' anche uno dei poteri della meditazione. E poi soprattutto, questa è una cosa che ho riscontrato negli anni, mano a mano che cresceva mio figlio, è che quando io non sono presente, mio figlio fa il diavolo a quattro, io sono stanco, nervoso. Mio figlio si accorge che io non sono presente a lui, che la qualità della mia presenza non basta essere fisicamente presente, c'è proprio bisogno di una qualità di presenza, quella qualità è scarsa quando sono stanco e nervoso, ed eccolo che lui fa di tutto per attirare l'attenzione e fa il diavolo a quattro. E questo è un classico, lo fanno un pochino tutti i bambini, ma lo fanno in qualche modo anche gli adulti, se non siamo presenti a noi stessi, cosa c'è? A cosa pensi? Cosa c'è che non va? Sono tutti richiami di attenzione, ok? E quanto più io riesco a ricentrarmi, a essere presente a me stesso, grazie anche appunto a delle tecniche meditative, tanto più io offro quello che veramente ho da offrire a mio figlio, che è la mia presenza. Questo io posso offrire a mio figlio. I bambini, lo ha dimostrato uno psicologo, si chiama Bowlby, i bambini prima ancora del nutrimento, dell'accudimento fisico, hanno bisogno di sentire protezione. Quindi hanno bisogno di sentire che i genitori ci sono. Questa è protezione. Tant'è che se ci pensi, i bambini dicono: guardami, guardami, guarda mamma, guarda, guarda, guarda. Hanno bisogno proprio di essere visti. Ma per essere visti tu ci devi essere, devi esistere. Ed ecco che la presenza è fondamentale e la meditazione ci aiuta proprio a fare questa cosa, questo atto di presenza.